una notizia che interessa tutto il nostro territorio napoletano, quindi tutti i comuni dell'area metropolitana. In particolare, partendo dalla fonte normativa, ossia la cosiddetta legge del Rio, che voleva a quel punto creare questo strano ente, ossia la città metropolitana, che doveva fare alcuni compiti che erano affidati alle province, ma che poi abbiamo visto anche purtroppo senza soldi, e poi tra i vari organi c'è l'organo che in un certo qual senso dovrebbe fare da interfaccia tra ente e realtà territoriale. Grazie Sergio, ti ringrazio per essere venuto qui a questa conferenza stampa, ringrazio Nicola Palma, consigliere comunale di Giugliano. Prima di tutto, prima di arrivare all'annuncio della questione, dal mio punto di vista è necessario effettuare una piccola panoramica su quelle che sono le fonti normative che istituiscono la città metropolitana e nello specifico si occupano della conferenza metropolitana, quale uno dei tre organi previsti dalla legge del Rio. La conferenza metropolitana ha un ruolo gioca un ruolo importante soprattutto nelle scelte di indirizzo dell'ente di area vasta. L'assenza di partecipazione, sì, ricordiamo 16 sedute che si sono tenute, su 16 sedute solo una si è tenuta regolarmente, le altre non si sono tenute a causa dell'assenza del numero legale. Questo comporta un accentramento dei poteri da parte del sindaco De Magistris e quindi un napolicentrismo. Le risorse allocate dalla città metropolitana di fatti sono destinate principalmente alla città capoluogo. Questo non può essere permesso. La città metropolitana è un ente di area vasta, espressione dell'intero territorio in cui, ricordiamolo, sono presenti 92 comuni della provincia ed è importante la partecipazione da parte di tutti i primi cittadini appunto nel ruolo di indirizzo ma anche di consultivo verso appunto il sindaco metropolitano. La città metropolitana di Napoli ha il primato negativo in tutta Italia di assenteismo e questo è un dato che va fortemente stigmatizzato, per cui noi abbiamo protocollato una nota a tutti i sindaci invitandoli alla partecipazione e rammentando loro l'importanza di quest'organo che appunto, ricordiamolo, è di indirizzo e che vincola spesso il Consiglio metropolitano a prendere delle decisioni.